a tutti! Oggi sono qua per parlarvi delle ultime letture che ho fatto, in particolare degli ultimi libri che ho letto. Ci sarà anche qualche fumetto, ma siccome è un bel po' che non vi aggiorno, ho preferito concentrarmi questa volta principalmente sugli ultimi romanzi che ho letto, prima che io me ne dimentichi. Come al solito, se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, è libero, free, trovate il pulsantino qua sotto, e in descrizione trovate invece diversi modi attraverso cui potermi sostenere, o attraverso i link, i codici da affiliata. Potete acquistare quello che volete da queste piattaforme, una percentuale va a sostenermi, oppure potete offrirmi una simbolica tazza di caffè ghiacciato con latte d'avena attraverso la mia pagina Ko-fi, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio già davvero di cuore. Partiamo subito con un libro che ho iniziato a leggere a fine novembre, se non sbaglio dicembre dell'anno scorso, e che mi sono portata avanti fino ai primi giorni di giugno, ovvero Fiabe giapponesi. Questa è una raccolta di storie popolari, secondo me molto carina perché è anche divisa per zone geografiche, che raccoglie appunto tutte le fiabe giapponesi. Perché me lo sono portata avanti per così tanto tempo? Perché è una raccolta di fiabe da una pagina, due pagine, 10 pagine, sono diverse anche per lunghezza, e ho deciso di leggerne circa una sera, quindi diciamo che mi ha tenuto compagnia per mezzo anno. È stata secondo me una lettura veramente molto molto piacevole. Se vi piace un po' la tradizione, il folklore giapponese, siete curiosi riguardo alle fiabe, questa secondo me è una raccolta molto ben variegata. Ci sono delle storie che hanno una morale ben precisa, che veicolano quelli che sono secondo me dei valori molto cari, in particolare ai giapponesi. Si parla di lealtà, di duro lavoro, di rispetto verso ad esempio le persone più grandi, in particolare gli anziani. Si parla molto molto spesso di avidità, ci sono tantissime fiabe in cui i protagonisti sono appunto degli anziani, e il più delle volte uno di questi si ritrova a fare una buona azione, per questo viene premiato, e il suo vicino di casa, il suo amico invidioso, fa la stessa cosa però col fine di avere la ricompensa, e per lui finisce sempre male. Oppure un'altra cosa molto ricorrente, la matrigna, che poi io adesso ho iniziato a leggere un'altra raccolta di fiabe di un continente totalmente diverso, e questa cosa della matrigna c'è identica anche in quest'altra raccolta. Non so che cosa hanno fatto le matrigne per meritarsi questa fine. Comunque, la nuova moglie è sempre malvagia, il più delle volte è una strega, vuole disfarsi dei figli del precedente matrimonio, e anche per lei le cose si mettono sempre male. Non ci sono tantissime figure, ad esempio spiriti, demoni, come mi sarei aspettata, o meglio, sono presenti ma non si entra magari nel dettaglio spiegando le sue origini, perché sono fatti in un certo modo. Spesso vengono un attimo citati proprio ai fini della ricompensa oppure della punizione. Alcune fiabe tendono un po' a ripetersi, come vi dicevo sono divise per area geografica, quindi spesso vediamo tra virgolette la stessa storia però leggermente diversa, proprio perché magari da zona a zona si pone l'accento su delle cose diverse. Nel complesso è stata una lettura molto piacevole, anche se vi devo dire molte volte non capivo il senso di queste storie. Come vi dicevo, in alcune la morale secondo me è ben chiara, proprio palese, in altre lascia molto a desiderare. Soprattutto ci sono delle fiabe super violente. Ah, un'altra cosa molto carina, non ce ne sono tante di questo tipo, ma alcune fiabe hanno lo scopo di spiegare perché, ad esempio, gli animali sono fatti in un certo modo, o comunque perché alcuni elementi, diciamo, della natura sono così caratterizzati, che so, perché le scimmie hanno il sedere rosso, per dire. E le ho trovate molto carine queste fiabe. Passiamo ora a Sangue Cenere. Io non so bene come parlarvi di questo libro senza farvi spoiler, quindi cercherò di essere abbastanza sintetica, tanto penso che conosciate bene o male questo libro. È il primo di una serie fantasy che conta diversi numeri. La serie principale, se non sbaglio, è composta da 6 volumi, in più ci sono 3 prequel, insomma una marea di libri, infatti non so in che cosa mi sono andata a cacciare. La protagonista è una ragazza sui 18 anni che è la prescelta, ma va? Lei in sostanza è destinata a qualcosa di più grande di lei, e per questo
ha sempre vissuto una vita molto limitante, piena di regole molto rigide, non poteva avere magari dei fidanzatini o uscire, fare quello che voleva, non poteva nemmeno essere vista, gira con un velo. Questo ovviamente scatena in lei un po' il senso di ribellione, perché appunto ci sono un sacco di divieti, un sacco di cose che non può fare e lei invece vorrebbe evadere e vivere una vita molto, grazie Taki, molto semplice in realtà, però una vita da ragazza, tra virgolette, normale. La storia poi è ambientata in un regno fantastico in cui ci sono diverse difficoltà, diverse persone che vorrebbero intaccare il regno corrente. Per questo motivo deve essere protetta dalle minacce, i mostri, i nemici esterni e le viene affiancato un bellissimo ragazzo che ha appunto il compito di proteggerla in quanto sua guardia. Queste sono bene o male le premesse. Noi la seguiamo durante questa sua missione, lo svilupparsi del suo rapporto con questa guardia che comunque deve sempre starle a contatto, la sua voglia di ribellarsi e di sfuggire a questo destino che è stato scelto per lei. Non è così tanto avventuroso come fantasy, devo dire, non è che succeda poi chissà che cosa se non verso la fine, che secondo me è anche la parte più interessante del tutto, ma appunto rischierei soltanto di rovinarvi la lettura qualora voleste leggerlo. Le cose che mi sono piaciute di più di questo libro sono innanzitutto il suo essere molto scorrevole. Se non sbaglio, conta 500-600 pagine, io l'ho veramente divorato. È vero che non succede granché, però la voglia di scoprire, di andare avanti, di vedere come evolveranno le cose, comunque ti trascina ed è anche scritto in maniera piuttosto semplice, non ha tutto questo linguaggio ben forbito. Anche per quanto riguarda la descrizione magari del regno, delle creature che vi sono, della gerarchia, del sistema politico, religioso, eccetera, eccetera, non è che ci venga spiegato granché in questo primo libro. Penso che verrà sviluppato poi magari meglio più avanti, però ecco, rimane tutto un po' così raccontato in maniera un po' semplicistica. Probabilmente il punto di forza è quello che a non tutti magari piacerà tanto, ma è il lato sentimentale. È un libro abbastanza esplicito, devo dire, ci sono diverse scene spinte. A me come libro è piaciuto molto perché ha saputo intrattenermi tanto. C'erano dei momenti un po' morti, come vi dicevo, non è che succeda chissà che cosa, però a me ha intrattenuto, mi ha fatto battere il cuore, sono veramente tornata adolescente, anche perché si ispira, non voglio entrare troppo nel merito, però spero mi capiate. Si ispira a quei fantasy che andavano, tra virgolette, di moda quando ero io adolescente. E quindi mi ha fatto tornare un po' ragazzina e l'ho preso così in maniera piuttosto leggera. Non è un libro perfetto, come vi dicevo, non è che costruisca sto gran mondo fantasy in maniera eccellente, tante cose non sono ben chiare, soprattutto si concentra di più sullo sviluppo sentimentale dei personaggi che molte volte ti fa veramente alzare gli occhi al cielo perché uno, il protagonista maschile si vede tantissimo che è scritto da una donna, secondo me è irrealistico, totalmente irrealistico. Dice sempre quello che lei vorrebbe sentirsi dire, a parer mio. Tante cose super scontate fra i due. Anche sta cosa che guarda caso, dal primo momento in cui si incontrano c'è una sorta di legame, ok? Che poi imparano un po' a conoscersi, però non lo so. Tante cose che mi hanno fatto alzare gli occhi al cielo, tante cose scontate. Però devo essere onesta, mi ha intrattenuta molto. Ho letto poi Residenza per Signore Sole, un giallo abbastanza breve, devo dire, giapponese, che si concentra appunto su una residenza dedicata a sole donne, quindi una serie di appartamenti, e in particolare seguiamo le vicende di alcune donne che abitano in questa residenza, delle storie diverse che alla fine si intrecciano fra di loro e ognuna ha dei segreti. È un libro interessante, soprattutto se vi piacciono i romanzi noir gialli giapponesi. Non c'è una vera e propria indagine, però ci sono una serie di misteri. All'inizio non ti è magari nemmeno ben chiaro perché ci stiamo focalizzando su questa signora, su questa vicenda, quando il libro è iniziato in un modo, con la scomparsa di una persona, e non sai
Ci sarà poi modo di risolvere tutto, però non attraverso la classica indagine col detective, eccetera. Attraverso questi personaggi, le loro vicende, il ruolo che ricoprono anche a livello sociale, secondo me traspare un po' anche la critica che vuole fare l'autore, o è autrice, non mi ricordo, comunque alla società giapponese. Ci sono proprio delle dinamiche, secondo me, tipiche di quella società, partendo proprio dal trattare le persone in base al loro, diciamo, ceto sociale. È un libro su cui avevo tantissime aspettative perché ne avevo sentito parlare molto molto bene e devo dire che ne sono rimasta un tantino delusa. Questo perché durante la lettura ci sono tantissimi momenti, secondo me, morti, tantissime cose che potevano essere tagliate, che non è che ti spingano così tanto ad andare avanti, non è così catchy, così misterioso come secondo me dovrebbe essere un romanzo giallo, soprattutto così breve. Se non sbaglio, non sono nemmeno 200 pagine per dirvi. Quindi mi è mancata un po' quella cosa. Verso la fine, wow, mi è piaciuto tanto come si è concluso, ma tutto il resto ho fatto un po' fatica a leggerlo. Ho letto poi Le figlie di Ise di Anderson e Ryu. Questo è un fumetto che si ispira a un racconto del folklore bretone. È ambientato in una città piena zeppa di ricchezze, vede per protagoniste due sorelle che non potrebbero essere più diverse fra loro. Una di queste aiuta il padre nella, diciamo, gestione del regno, l'altra invece è come se volesse scappare dalle responsabilità e si rifugia invece nella natura. Affronta un po' l'equilibrio, diciamo, non soltanto della natura, ma del mondo. È una storia abbastanza intrigante e misteriosa. A me è piaciuta veramente tanto. Proprio perché ha questo alone, diciamo, di mistero che ti porta ad andare avanti e si vede molto, secondo me, l'ispirazione al mondo delle fiabe, soprattutto quelle, diciamo, di una volta. Sono molto belli anche i disegni e secondo me sono perfetti per rappresentare una storia di questo tipo in cui c'è tanta ricchezza, ti viene proprio ostentata e secondo me si vede anche nei disegni. C'è anche qualche piccola, magari, creaturina fantastica. Non so perché in questo aspetto mi ha ricordato un po' Atlantide. Non conosco il racconto a cui si fa riferimento, però devo dire che è una storia che mi è piaciuta. Andando avanti col gruppo di lettura abbiamo letto Battle Royale, ovvero il cugino di Hunger Games, o almeno è sempre paragonato a questo libro perché, come vedrete, ci sono diverse similitudini. Se non sbaglio, però, Battle Royale è arrivato prima di Hunger Games. Comunque, ci troviamo in Giappone, in un periodo in cui, ovviamente è fittizio, vengono proprio sequestrate delle classi di studenti delle medie, per poi portarli in una zona circoscritta, nel caso del libro, dell'edizione di questo gioco ci troviamo in un'isola, quindi i ragazzi vengono proprio prelevati a loro insaputa, a insaputa anche delle famiglie, vengono portati su quest'isola e vengono costretti a combattersi fra di loro, devono uccidersi a vicenda fino a che ne rimarrà soltanto uno e quest'uno che sopravvivrà avrà appunto la fortuna di essere sopravvissuto, verrà riconosciuto dal presidente o comunque dal capo della nazione e riceverà una sorta di pensione, indennizzo, vabbè. Nonostante questi ragazzi non vogliano assolutamente uccidersi a vicenda, soprattutto perché provenendo magari dalla stessa classe, bene o male si conoscono tutti, ci sono amici, ci sono fidanzati, cotte, però alla fine finiscono per agire. E noi seguiamo lo svolgersi di questo gioco. È una lettura molto cruda e violenta rispetto ad esempio ad Hunger Games che vi ho citato, è sicuramente molto molto più violento. Si entra a volte anche nel dettaglio di alcune scene un po' macabre. Ci sono tanti ragazzi che partecipano a questa sorta appunto di gioco, quindi ci sono tantissimi personaggi, diventa a volte un po' confusionario e a volte ci si sofferma su alcuni di questi personaggi seguendo un po' quella che è la loro storia, quindi da dove vengono, come sono cresciuti, che legame eventualmente hanno con le altre persone che incontrano e così via. E attraverso queste indagini
secondo me emergono dei punti abbastanza chiave. Innanzitutto la provenienza sociale, una cosa che avevo già citato per Residenza per Signore Sole. Anche qua secondo me si sente tanto questa cosa. Ad esempio nel caso dei ragazzi orfani o di ragazzi che so che hanno genitori operai e così via, si sente tanto e vengono proprio come, non dico categorizzati, ma trattati quasi in maniera diversa rispetto agli altri. Inoltre anche questa cosa della competizione può ricordare tanto la competizione che si trova molto spesso prima su l'ambiente scolastico e poi nel mondo del lavoro. Forse è una critica abbastanza estrema anche di questo sistema molto molto rigido giapponese, non so, a me ha fatto abbastanza riflettere, così come la natura umana, no? Ci sono delle persone carine, coccolose che non ti immagineresti mai che possano far del male a una mosca e poi sono i carnefici più terribili all'interno di questo contesto. Fa riflettere perché penso che ognuno di noi, magari portato all'estremo in una condizione in cui o muori tu o muoio io, non so, le cose potrebbero cambiare e rivoltarsi in maniera anche inaspettata. Fa quindi riflettere, a differenza di tanti, perché poi ci siamo confrontati sul gruppo di lettura, io l'ho trovato leggermente noioso, un po' ripetitivo, perché come vi dicevo ci sono tanti personaggi, molto spesso ci sono dei capitoli in cui ci soffermiamo su alcuni di questi personaggi, mi è mancata un po' invece di azione, di intrattenimento, diciamo così, e a volte l'ho trovato anche fin troppo violento, un po' fine a se stesso. Diciamo che anche a livello di critica forse mi aspettavo qualcosa di più incisivo, più diretto, più esplicito. Invece secondo me ci sono vari spunti e varie interpretazioni che possiamo fare poi noi a posteriori. Nel complesso mi aspettavo decisamente di più da questa lettura, sono però curiosa di vedere anche il film. So che c'è anche una trasposizione a fumetti, c'è un manga dedicato, non so se lo recupererò o meno, però sarei curiosa di vedere anche il film. Ho letto poi I miei giorni alla libreria Morisaki, altra lettura veramente molto breve, perfetta secondo me per l'estate. Qui ci troviamo in una libreria di famiglia in cui una ragazza torna dopo aver subito una grossa delusione amorosa. Infatti la persona con cui si frequentava e di cui era innamorata un giorno le dice che lui si sposa con un'altra. Così. Lei quindi col cuore a pezzi va nella libreria di famiglia dove lavora suo zio, che da anni è stato lasciato da sua moglie, nel senso che lei è presa, è andata via senza dirgli mai niente. E da allora lui si è dedicato completamente a questa libreria, che si trova in un quartiere particolare a Tokyo, proprio ricco di librerie, editori, eccetera, eccetera. Quindi se vi piacciono le storie che hanno a che fare con i libri, sicuramente questo fa per voi. Ci sono diversi riferimenti, soprattutto alcuni autori diciamo classici giapponesi. È una storia piuttosto quotidiana, una lettura di conforto secondo me, perché vediamo due personaggi che si trovano in due momenti della vita diversi, però per certi versi si assomigliano perché hanno subito comunque delle delusioni o delle cose che li hanno portati a interrogarsi su che cosa vogliono veramente fare delle loro vite, che strada prendere, eccetera. Quindi è come se avessero perso la bussola e insieme giorno dopo giorno, facendo veramente delle cose molto basilari, quotidiane, riescono un po' a riprendersi. Non è una trama particolarmente avvincente, avventurosa, non è che succeda chissà che cosa, non è che ci siano delle riflessioni sulla vita chissà quanto profonde. È un libro leggero ma non superficiale, secondo me. Come vi dicevo, di conforto soprattutto per chi ama leggere, secondo me, vedere questa ragazza lavorare in libreria, bellissimo. Passiamo ora a un libro che mi è piaciuto tantissimo, ovvero Queste gioie violente. È il primo di una serie composta da due, ho iniziato anche il seguito, anche se nel mentre sto leggendo anche il libro di giugno per il CB Book Club, quindi l'ho messo un attimino a parte. Questo libro che attendevo tantissimo è un retelling di Romeo e Giulietta ambientato in Cina negli anni 20, e già qui, boom, secondo me bellissime premesse. In più la nostra Giulietta appartiene ad un clan, appunto, da una famiglia cinese, mentre Romeo di una famiglia russa, che sono ovviamente in battaglia fra di loro per, diciamo, avere potere, in particolare
se non ricordo male, sulla città di Shanghai, posto in cui si intrecciano comunque tantissime persone di provenienza diversa, inglesi, francesi, eccetera, eccetera. Queste, diciamo, sono le due principali gang che sono costantemente in lotta fra di loro. In più, i nostri giovani Juliet e Roma, così si chiamano nella storia, in passato, quando erano un po' più giovani, si erano innamorati. Si erano innamorati, però poi le cose sono finite male, perché appunto le loro famiglie sono in guerra e uno dei due ha tradito l'altra. Da allora si odiano, diciamo così, sono tornati ad essere in conflitto e da qui parte la nostra storia. Quindi il loro innamoramento è già passato, non lo viviamo all'interno del libro, ma appunto ci sono dei ricordi riguardo a quel periodo che ci aiutano a capire le dinamiche del loro rapporto oggi. Perché i due avranno a che fare, dovranno, diciamo, unire le forze in quanto una misteriosa malattia sta affliggendo la popolazione. Le persone iniziano a tipo uccidersi così dal nulla e insieme tenteranno di capirne il motivo. È un libro che mi è piaciuto tanto innanzitutto per l'ambientazione. Nonostante non ci siano tante descrizioni comunque, ad esempio dei vestiti, dei locali, secondo me sarebbe stato molto molto più interessante, però comunque quelle poche cose che ci sono secondo me sono suggestive. In più si unisce comunque una storia che abbiamo sentito numerose volte, quella di Romeo e Giulietta, con qualcosa di più tra virgolette fantasy. Comunque questa misteriosa malattia ha un risvolto un po' fantastico secondo me, ed è molto misterioso seguire tra virgolette la loro indagine per scoprire che caspita sta succedendo, no? Alla popolazione. In più ci sono tutte le dinamiche familiari, tutti gli intrighi. Bello. A me è piaciuto molto, nonostante ci siano dei momenti secondo me un po' I nostri protagonisti sono abbastanza giovani, diciamo che non, se non sbaglio non sono più adolescenti, ma non è che siano proprio adulti, quindi sono in quella fase in cui per certi versi si comportano come degli adulti navigati, soprattutto quando si tratta ad esempio di andare a riscuotere delle tasse, di minacciare la gente o di combattere. Per altri versi si comportano come dei bambini ed è una cosa secondo me molto irritante, anche se posso capirlo, cioè è comprensibile perché in certi casi sono dovuti crescere troppo velocemente per via delle loro famiglie, dell'educazione che hanno ricevuto, per via anche del contesto, no? Però è un po' irritante vedere delle persone, tra virgolette, grandi comportarsi invece come dei bambini, soprattutto Juliet in alcuni momenti io proprio non l'ho sopportata. Però è una cosa comune a diverse protagoniste dei libri fantasy di questo tipo, per quanto mi riguarda, quindi ok. Tra l'altro mi aspettavo che fosse una storia molto più spinta verso il sentimentale, nel senso non spinta di esplicito, ma che andasse a coprire maggiormente la parte sentimentale, invece così non è stato. Devo dire, poteva forse fare anche qualcosa di più per quelli che sono i miei gusti, però è un libro che mi è piaciuto veramente tanto, e nonostante la storia, diciamo, principale si possa bene o male concludere con questo primo volume, la fine ti lascia col fiato sospeso per quello che sarà poi il seguito. In tanti dicono che è straziante, questo ti fa un po' soffrire perché alla fine sono due ragazzi giovani che un tempo si sono amati e adesso sono in conflitto, ed è triste vedere i motivi per cui sono appunto in conflitto e vederli ricordare i momenti invece in cui stavano bene assieme. Sono pronta a soffrire definitivamente con l'ultimo libro. Ho letto poi Tono Monogatari, si ispira tanto secondo me a fiabe giapponesi, cioè, li vedo abbastanza collegati come titoli, perché questa è la rivisitazione a fumetti appunto del Tono Monogatari, una serie di racconti che culturalmente potrebbero essere paragonati alle fiabe dei fratelli Grimm, come vi dicevo, in chiave a fumetti, che riguardano alcune creature del folklore giapponese e delle storie che si avvicinano molto a delle fiabe essenzialmente. In alcuni casi ci sono appunto magari delle morali, in altri semplicemente dei racconti sul tipo leggende, si narra che su quella montagna sia successo questo e quest'altro, si narra che a quest'uomo sia successo questo e quest'altro e così via. È una lettura interessante, alcuni racconti sono veramente
cortissimi, proprio brevi, 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 devo dire, non fai il tempo magari di capire che cosa sta succedendo, però è interessante per l'aspetto, diciamo, culturale, per vedere quali figure sono magari ricorrenti, su che cosa si pone l'accento, quali demoni, a che cosa sono legati, quanto sono ricorrenti, eccetera. È una lettura che unisce l'ironia a grottesco. Quindi interessante, ho letto sicuramente cose che mi sono piaciute di più, ad esempio fiabe giapponesi, anche per il mezzo comunque approfondisce maggiormente alcune storie, mi è piaciuto ad esempio di più, però anche questa è stata una lettura molto interessante. L'ho iniziata poi tra l'altro poco dopo la fine di Fiabe giapponesi, quindi è stato come tornare in quel mondo, anche se in maniera molto diversa. Se vi piacciono le storie di fantasmi, di demoni, storie abbastanza creepy, a volte che sembrano non avere senso, secondo me è da dargli veramente una possibilità. Proseguiamo con Nel paese delle donne selvagge, altra raccolta di racconti che si ispirano anche in questo caso al folklore giapponese. C'è veramente un filo conduttore, non me ne ero reso conto, c'è un filo conduttore in questo video. In questo caso le storie sono di vita quotidiana, diciamo moderna, però in tutte le storie c'è sempre un elemento che va a richiamare appunto la tradizione o il folklore. Ad esempio, ci sono tante storie che vedono la comparsa di alcuni fantasmi. Sono storie di vita quotidiana che mescolano tante cose diverse, dall'amore, i legami familiari. Il primo racconto, ad esempio, si focalizza sui peli nella donna, si parla di gelosia, di possessione. Insomma, ci sono svariati temi che riguardano la figura femminile, ma non solo. Come vi dicevo, ad esempio, nel primo racconto c'è la questione dei peli, di quanto la donna si senta un po' in dovere, no? Di rasarsi, di quanto non sia accettato vedere una donna che appunto non si depila, e eccetera. In un altro racconto, invece, molto più, diciamo, leggero, si parla di una donna che ritrova i resti di una donna scomparsa anni e anni prima, e lo spirito di questa persona, per ringraziarla per aver ritrovato finalmente i suoi resti, decide di servirla come una sorta di maid in casa, e quindi seguiamo il loro rapporto, che è veramente molto simpatico. In un altro caso ancora vediamo una coppia sposata, e la donna in particolare che esprime un po' i suoi pensieri riguardo alla gelosia e soprattutto alla possessione che prova. Quindi storie di vita di tutti i giorni, ambientati nella società contemporanea, nello specifico quella giapponese, ma in molti casi possiamo benissimo rivedere anche la nostra società. Ci sono degli spunti veramente molto interessanti di riflessione, e questo aspetto molto spesso più leggero, paranormale, direi. È stato un mix molto interessante. Pensavo forse mi sarebbe piaciuto un po' di più, però c'è da dire che alcuni racconti secondo me finiscono proprio sul più bello, o comunque non fai in tempo magari ad entrare in quel mood che il racconto finisce. Quindi forse avrei preferito meno racconti, un po' più lunghi, per approfondire o entrare meglio in certe dinamiche, però allo stesso tempo è bello vedere tante storie diverse, perché quindi ci sono scenari differenti, temi che vengono affrontati in maniera diversa, e eccetera eccetera. Una recentissima lettura che ho fatto, Magic Fish, le storie del pesce magico. Un fumetto meraviglioso che intreccia delle fiabe di ispirazione vietnamita, o comunque vietnamite, non lo so perché purtroppo sono molto ignoranti in merito, però si fa riferimento a diverse fiabe, alcune di queste ispirate a Cenerentola, e si intrecciano alla storia invece quotidiana di un ragazzo adolescente che vorrebbe fare coming out con la sua famiglia, ma non ci riesce. Innanzitutto è un po' spaventato dal giudizio, ma poi i suoi genitori sono vietnamiti, si sono trasferiti in un paese straniero per avere migliori opportunità, però non padroneggiano ancora bene la lingua, e lui non sa proprio nella pratica come si faccia coming out nella lingua che parlano loro. Quindi c'è anche questa barriera linguistica a complicare ulteriormente le cose. L'ho trovata una storia veramente molto molto tenera, un po' appunto perché vediamo questo ragazzo
tentare di capire un po' come avvicinarsi alla sua famiglia, poi nel mentre purtroppo succedono anche delle cose abbastanza spiacevoli, però è tenero seguirlo, è tenero vedere il rapporto che ha comunque con i suoi genitori. Hanno un'abitudine che ho anche io con mio marito, ovvero quello di ritagliarsi del tempo per leggere tutti assieme, quindi lui legge ad alta voce queste fiabe assieme alla sua famiglia. L'ho trovato un momento di ritrovo veramente molto molto bello. Poi ha una famiglia comunque che, essendosi trasferita, non è magari nel pieno della sua ricchezza, quindi molto spesso devono fare delle rinunce, però i genitori sono disposti a tutto pur di regalare una vita piena di tutte le esperienze possibili al loro figlio. Attraverso poi le varie fiabe emergono comunque delle cose secondo me molto, molto preziose. Ci sono anche dei riferimenti che hanno toccato delle mie corde molto molto personali, che non mi sento di condividere, però è una storia che appunto mi è piaciuta tanto. È una storia che alla fine, oltre a parlare di famiglia, parla anche di accettazione. Vediamo un po' i timori che ha questo ragazzo nel confessare anche i suoi sentimenti ai coetanei, lo vediamo parlarne anche con degli adulti che non sono i suoi genitori. È molto carino e interessante, devo dire. Mi ha sorpreso, non sapevo praticamente nulla di questo fumetto, mi è arrivato totalmente a sorpresa e non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto. È iniziato in maniera molto normale, pian piano secondo me diventa sempre più profondo, anche perché attraverso queste fiabe appunto si possono fare dei paragoni con la nostra realtà, poi magari noi da adulti, da grandi, a posteriori ci vediamo appunto più di quanto non ci avessimo visto magari da bambini. Per oggi è tutto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto uno di questi libri e fumetti, nel caso che cosa ne avete pensato. Poi, se avete dei consigli da darmi, dei libri e fumetti che secondo voi potrebbero piacermi in base alle letture che vi ho mostrato e di cui vi ho parlato, ben venga, io prendo sempre appunti. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!